innanzitutto e oggi la vostra superanto, come promesso, vi fa vedere i suoi consiglietti per quanto riguarda il vaporetto, quindi come lo utilizzo sui divani, sulle tende, ma anche su altre parti, su altre zone insomma della casa, perché lo trovo veramente un fantastico alleato per le pulizie. Basta mettere un goccino di fragranza dentro, oppure come avevo fatto vedere in un precedente video, magari fate la bottiglia direttamente con l'acqua dedicata al vaporetto e aromatizzate direttamente quella, così non c'è bisogno ogni volta di andare a mettere la goccina, una o due goccine, e quindi diventa proprio super piacevole anche fare le pulizie. Quindi vedrete un po' i trucchetti e come lo utilizzo, e quindi fatemi sapere i vostri. Io vi mando un bacione grande grande, ancora buona domenica, anche se ve l'ho già detto ma non è mai abbastanza, e noi come al solito ci vediamo alla prossima, ciao! Oh, eccoci pronti ragazzi, finalmente con il video del vaporetto. Allora, vediamo prima di tutto gli elettrodomestici e le zone più sporche. Avete visto, questo è l'alone che testimonia il grasso, lo strutto di tutto che ci sta sullo specchio dell'anto della macchina del gas. Allora, senza detersivi, facciamo solamente con il vaporetto, guardate che risultato. Aspettate, lo passiamo direttamente così, proprio semplice semplice, non è che vado a fare più di una passata, proprio dall'alto aperto basso, come se fosse, a presente quel cosetto per pulire i vetri, uguale, quindi lo utilizza alla stessa maniera. Eccolo lì, stesso ditino, e praticamente rimane super sgrassato, ragazzi, una cosa spettacolare. L'unica cosa che poi qualsiasi superficie voi andiate a pulire con il vaporetto va poi purtroppo lucidata, perché il vaporetto serve esclusivamente per sgrassare, ed è per questo che voglio farvi vedere un po' tutte le zone della casa, quelle un pochettino più grasse. Passiamo alla seconda. Allora, altro consiglio, a parte il vaporetto ragazzi, non ve fate mai le finestre in questa maniera, saranno carine, ma voi vedete che sto passando l'aspirapolvere per pulire tutti quegli angoletti, perché lì ci va tutta la polvere. Fate il vetro normale in lungo, fate prima a pulirle ragazze, fidatevi della vostra anto. Quindi, dopo aver passato l'aspirapolvere, aver torto di tutto e di più dagli angoletti, andiamo a passare il vaporetto, come abbiamo fatto per lo specchio della macchina del gas, alla stessa maniera. Qual è l'effetto in questo caso? Semplicemente, se state pulendo dei vetri che magari sono in ambienti in cui cucinate, come appunto la cucina, secondo me il vaporetto è meglio. Altrimenti, se dovete pulire un classico vetro o lo specchio della camera da letto, a quel punto vi basta esclusivamente uno straccio con l'alcol, ok? Però per i vetri della cucina è perfetto, perché appunto sgrassa. Allora, vedete? Questa qui è la macchina del gas, basta passarlo, eccolo che vi faccio vedere, questo qui che è più sporco. Ok, vedete, basta passarlo, io ho fatto un minutino neanche, insomma una cosa, vedete come scioglie proprio, vedete proprio l'acquetta che, eccola qui, che diventa proprio marroncina, quindi uno spettacolo. E poi basta passare semplicemente lo straccetto, tanto per farvi vedere proprio al volo, poi io finisco di pulirlo ovviamente, si toglie senza appunto utilizzare il detersivo, quindi una cosa spettacolare, ok? Vi rendete conto quanto è efficiente il vaporetto? È spettacolare. Per le piastrelle, altro lavorone, perché mi ricordo che mamma faceva un lavorone immenso anche con l'ammoniaca. Niente di tutto questo ragazzi, piastrelle io in cucina non ce l'ho, se ce l'avete in cucina utilizzate uno sgrassante, quindi andate a spruzzare come avete visto in questo qualche secondo prima. Se invece state pulendo come me quelle del bagno, utilizzate un anticalcare, lo spruzzate, lo lasciate agire qualche minuto, un paio di minuti va bene, e poi semplicemente passate il vaporetto, così ragazzi vi togliete un lavorone immenso. Mi ricordo mamma con l'ammoniaca, con la varecchina, niente di tutto ciò ragazzi, in 5 minuti ci avete delle piastrelle spettacolari, e lo potete fare appunto come vi ho detto anche in cucina. L'unica cosa che dopo, vedete, come vi ho detto per la macchina del gas, non lucida il vaporetto ma sgrassa, quindi dopo dobbiamo andare a passare uno straccetto per asciugare, ok? Vediamo un'altra cosina interessante, le fughe. Ahimè, aspettavo l'offerta della Lidl per farvi vedere un altro detersivo secondo me molto promettente, diciamo così. Nel frattempo vi faccio vedere come le pulisco. Allora, utilizzo uno spazzolino ovviamente vecchio, non di certo quello dell'ingegnere, mi sembra troppo dispettosa come cosa, quindi è quello vecchio che nessuno utilizza più. Allora, senza detersivo ragazzi, non so se dal video si riesce a vedere, ovviamente dal vivo molto molto di più, eccolo.
e guardate, dopo, ovviamente dopo aver passato il vaporetto, si ammorbidisce tutta la sporcizia, chiaramente, eccetera. Basta passare o una spugnetta, magari di quelle verde per i piatti, oppure appunto lo spazzolino come faccio io, e le fughe diventano praticamente nuove. Uno spettacolo. Un'altra idea, ragazzi, meravigliosa se uno vuole fare delle pulizie un pochettino più profonde e quindi igienizzare il vaporetto con tutto il vapore che fa, è perfetto per igienizzare appunto i sanitari, quindi non va inquadrato il water per ovvi motivi, insomma, va bene il bidet, basta e avanza, ovviamente anche la vasca da bagno e soprattutto, ragazzi, soprattutto il bagno, sì, il bagno, il piatto doccia, ragazzi, fantastico, lo fate sopra in ceramica e anche le mattonelle, è veramente uno spettacolo, ok? Poi altra cosina, avevo detto i vetri giù in cucina se sono grassi il vaporetto è perfetto, ma vedete che quando si utilizza e si schizza appunto sul vetro con la schiuma da barba, col dentifricio, e magari non ci abbiamo un attimo di stare lì a passare con il detersivo eccetera eccetera, basta passare semplicemente il vaporetto così come state vedendo, senza sforzo, senza metterci una vita, ragazzi, praticamente scioglie qualsiasi cosa, è spettacolare. Ora vi faccio vedere alla fine, vai Anto, sbrigati un attimino, sì, un pochettino celere, dico io, stiamo qui aspettando in 43.000. Oh, e la Anto, vedete, passa semplicemente uno straccetto che è magliette vecchie in cotone e praticamente, ragazzi, non c'è bisogno di scarcignare, come dico io, vanno via tutte le macchiette del dentifricio, qualsiasi cosa, ragazzi, uno spettacolo, ok? Quindi l'importante è che vi ricordate che quando utilizziamo il vaporetto, chiaramente poi va lucidato, perché altrimenti rimangono aloni e cose, quindi basta uno straccetto, asciughiamo e lucidiamo e allo stesso tempo. Bene, un'altra cosa che non vedevo l'ora di farvi vedere, ragazzi, la pulizia delle persiane, che è peggio delle piastrelle, poi sarà che sta per arrivare la primavera e faremo tante altre pulizie insieme, e diciamo che le persiane sono un pochettino lunghe perché vai col sapone, non so voi, però io ero abituata con un altro tipo di pulizia, però ci si mette una vita. Con il vaporetto, ragazzi, è un po' come le piastrelle, 5 secondi, allora io ho quelle che si rigirano, per cui faccio la prima passata, qua mi ha aiutato l'amore mio, se no con le riprese non era possibile, e quindi facciamo la prima passata aperta, così il vapore entra e scioglie praticamente tutto, e poi le faccio, vedete, le ho praticamente chiuse e ho passato il vaporetto, e poi l'importante è che ci ricordiamo sempre lo straccetto per asciugare, e ragazzi, sono perfettamente pulite, una cosa spettacolare da provare. Poi, nono punto, rinnova i capi, sì, questo ve l'avevo fatto vedere nel video, vi ricordate delle fragranze, avevamo fatto le pulizie in camera da letto, abbiamo pulito la rete, insomma tante altre cosine, e il vaporetto, ragazzi, è un po' come se fosse un ferro da stiro verticale, produce tanto tanto vapore, mi raccomando, sempre una goccina d'aroma di fragranza, ragazzi, proprio vi aiuta tantissimo a fare le pulizie, e non so se si nota dal video, però stira, guardate la parte sinistra, ok? Non so se, speriamo che si nota un pochettino di più dal vivo, molto di più, e praticamente che cosa faccio? Sono i cappotti che ho iniziato a tirare fuori anche per riorganizzare l'armadio, alzi la mano chi vuole vedere il video dell'organizzazione dell'armadio dell'Anto, e quindi appunto ho tirato fuori questi cappotti e ho rivitalizzato le fibre, ok? Quindi perfetto, ragazzi, per rinnovare un po' i tessuti e dare un po' di profumo, ok? Ok, proseguiamo, divani, lo sapevate già, lo utilizzo anche per quello, spettacolare. E poi cuscini e copertine, perché sarà che ci appoggiamo sopra coi vestiti, gli animaletti, eccetera, eccetera. Magari non sono sporche da lavare in lavatrice, però una bella rinfrescata appunto come i cappotti non è affatto male, e quindi, ragazzi, vi rendete conto che anche le tende, se le fate così, io non ve lo faccio vedere perché tanto lo sapete che ho quelle praticamente di tessuto leggero leggero, non ci avrebbe senso, però trasformano la stanza, ragazzi, sembra veramente che avete chiamato la rapida per pulire, invece avete semplicemente rinfrescato i divani e le copertine, provatelo. Ultimo ma spettacolare, le vecchie macchie di vernice, le vecchie o quelle insomma che non avete pulito, guardate. Voi direte, tanto dobbiamo pulire con le unghie? No, assolutamente no, solo per farvi vedere che basta passare un secondo il vapore, ammorbidisce, e poi prendiamo o la pezzetta, ma io vi dico assolutamente no, fate così, ecco, passate e va via, ragazzi, spettacolare. E niente, ragazzi, fatemi sapere voi quali sono i vostri trucchetti del vaporetto, vi mando un bacio grande grande e come al solito buona domenica, ciao ragazzi. I can feel my body, you're cold again.
against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving.